Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi in questo video tutorial voglio mostrarvi come utilizzare il fiore, la margherita che ho realizzato nel tutorial precedente, trasformandola in un fiore con il petalo e il gambo per arricchire, per abbellire un attimino, per impreziosire una borsa di jeans. Io vi metterò il tutorial su come realizzare la borsa di jeans partendo da un paio di pantaloni che non si usano più. Vi metterò il tutorial specifico su come realizzare il fiore e adesso velocemente vi mostro come fare la margherita con il petalo e il gambo. Per prima cosa dobbiamo realizzare una catenella composta da 6 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Potete utilizzare qualsiasi tipo di filato. Io, dato che voglio il fiore un pochino grande, che risulti un pochino evidente, ho utilizzato un filato doppio. Premetto che se utilizzate il cotone, potete unire questi fiori fra di loro attraverso delle semplici catenelle, oppure cucirle con l'ago e realizzare anche delle bellissime magliette estive, delle copertine. Insomma, è un fiore che si presta a moltissime realizzazioni. Allora, dicevo, ho realizzato le 6 catenelle e le vado a chiudere a cerchio attraverso un punto bassissimo, in questo modo. Ora faccio 3 catenelle, no, scusatemi, faccio una catenella e all'interno del cerchio vado a lavorare 12 punti bassi. La prima catenella mi sostituisce il primo punto basso, quindi 2. 3, 12 punti bassi. Dopo aver fatto i 12 punti bassi, con una maglia bassissima vado a chiudere il giro in questo modo. Lo chiudo nel primo punto, nella prima catenella che ho realizzato. Ora faccio 10 catenelle, anzi, cambio colore, scusatemi. Quindi taglio il filo, estraggo. Poi dopo questo codino lo vado ad agganciare, lo vado a chiudere bene con l'ago. Quindi prendo il mio colore bianco o rosso, verde, insomma il colore che preferite voi. Ecco, adesso quasi quasi cambio colore per farvi vedere meglio il risultato. Ecco, realizzo i petali con un colore in contrasto, un colore molto vivace, così almeno si vede meglio il lavoro. Quindi estraggo il filo e faccio 10 catenelle, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e 10. Ora con un punto basso vado ad agganciarmi nel punto basso sottostante, in questo modo. Ora faccio altre 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E nell'altro punto sottostante, nell'altro punto basso, vado a realizzare un altro punto basso per chiudere il mio petalo. Proseguo in questo modo fino a quando non ho completato tutto il giro. Ecco fatto, ho realizzato tutti i miei petali. Ora taglio il filo e vado a chiudere il lavoro. Quindi, punto, io cambio l'uncinetto, prendo un uncinetto più piccolo, in modo che sono più comoda ad infilare in questo modo, estraggo il filo e chiudo in questo modo. Ecco fatto. Poi dopo, come vi dicevo prima, tutti questi fili vanno agganciati con l'ago, vanno fatti sparire. Adesso dobbiamo realizzare il gambo. Sposto queste margherite qua che non servono più. Dobbiamo realizzare il gambo con la fogliolina e l'erbettina in questo modo. Quindi abbiamo realizzato il nostro fiore. Ecco,
Adesso vi mostro, questo lo taglio così almeno non dà fastidio, si riesce a vedere meglio il risultato finale. Ecco fatto in questo modo. Taglio, dopo me li vado ad agganciare bene. Ecco fatto. Adesso li raddrizzo un attimino perché, insomma, lavorando con la lana bisogna un attimino sistemarli. Ecco fatto. Quindi qui dove c'è lo spazio di unione dei petali, noi dobbiamo inserire il nostro, qui ho lasciato il codino perché poi mi serve per agganciarlo, dobbiamo inserire lo stelo del fiore in questo modo. Ecco fatto. E creare l'erbettina. Quindi con la lana verde, ecco fatto, guardate che carino, riesce a rendere un pochettino particolare una borsa proprio anonima. Quindi prendiamo il nostro filo verde, in questo caso lo uso sempre doppio perché voglio dare un attimino più di consistenza allo stelo del fiore, al gambo del fiore. Quindi faccio un numero tot di catenelle a seconda delle dimensioni della borsa e della lunghezza che voglio ottenere. Insomma, se voglio un bel fiore grande farò un bel gambo lungo, altrimenti un gambo un pochettino più piccolo. Adesso vediamo un attimino, faccio qualche catenella. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. 9, 10. Ecco, adesso ho cominciato a fare 10 catenelle, vediamo un attimino, è un pochino corto, quindi faccio ancora qualche catenella. 11, 12, 13, 14, 15. Ecco, vediamo subito come viene. Si potrebbe andare, ecco. Ecco fatto. Adesso vi mostro come realizzare la fogliolina. Attraverso dei punti bassissimi mi porto all'altezza, ecco fatto, all'altezza in cui voglio realizzare la mia fogliolina. Lavorando in questo modo, vedete, anche il gambo prende un attimino più di consistenza, diventa un attimino più rigido. In questo modo, adesso faccio una, due, tre, quattro catenelle. Ritorno verso il, ecco, lo giro in questo modo, ritorno verso lo stelo del mio lavoro, sempre attraverso dei punti bassissimi, quindi in pratica torno indietro. Quindi 1, 2, 3. Ecco fatto, l'ultimo punto è questo, sarà magari un pochettino difficile da prendere perché io sto lavorando con un filato messo doppio, quindi non è proprio l'ideale, perché un conto è lavorare con un filato grande già di suo, un conto invece è doppiare il filato. Poi ecco, proseguo in questo modo fino alla fine del mio stelo. Ecco fatto, vedete? In pratica vado a fare la stessa lavorazione che ho fatto a punto basso. Ecco fatto, tutto fino alla fine. Ecco fatto, terminato. Ora taglio il filo e lo chiudo in questo modo. Anche qui, poi dopo con il mio ago farò sparire tutti i fili. Quindi qui lo stelo è grande perché è stato lavorato con il filato doppio, però se voi utilizzate un filato più sottile, lo stelo logicamente, vedete, risulterà più sottile. Io qua vi ho mostrato tutte e due le opzioni.
Adesso dobbiamo prendere un pochettino di filo in questo modo e facciamo l'erbetta. Quindi pieghiamo qualche volta, tagliamo adesso con un altro pezzettino di filo in questo modo. Andiamo ad agganciare questa matassina in questo modo. Facciamo un nodino. Vediamo un attimino. Ecco fatto. Un bel nodino, così almeno. E adesso andiamo a tagliare l'erbettina. Ecco, non necessariamente deve essere tutta la stessa altezza, eh? Ecco fatto. Adesso l'erbettina, dunque, questo lo sistemiamo. Spero di non mandarvi in confusione con tutti questi fili, ma volevo agganciarli dopo. Ecco fatto. Poi con l'ago bisogna agganciare lo stelo. Ecco, adesso vi faccio vedere subito allora. Con l'ago vado a cucire in questo modo qua il mio stelo. Ecco fatto, faccio dei piccoli punti giusto per agganciare, qui poi faccio il mio nodino. Ecco fatto, adesso un puntino da questa parte. Cercando di fare un puntino, ecco fatto, senza prendere, ecco, in modo che non sia molto evidente. Solo aggancio bene. Così. Non sono sicura che non si sposti. Ecco fatto. Ok, vado a tagliare il mio filo. Questo codino lo faccio sparire dopo. E ho preparato. Ecco fatto. E ho attaccato il mio gambo. Mio piccolo stelo. Adesso per attaccare l'erbettina, per cucire l'erbettina, bisogna fare in questo modo. Si prende la codina, ho fatto la pallina che si è formata dopo aver legato tutti i fili, e con un puntino nascosto lo si va ad attaccare direttamente sull'estremità inferiore dello stelo. Potete anche cucirlo in questo modo perché tanto con tutti i fili non si noterà, poi è tutto dello stesso colore. Ecco fatto. Ecco, in questo modo taglio, poi facciamo un piccolo nodino. Ecco, va bene, dai, questo poi lo sistemo dopo. Adesso è giusto per fare un tutorial veloce veloce. Ecco fatto. Poi con un ago adatto alla cucitura su jeans o alla cucitura sulla stoffa, cucitura per stoffa sulla quale avete deciso di applicare il vostro fiorellino, ecco, facciamo così. Con dei piccoli punti nascosti andate ad attaccare il fiorellino. Ecco fatto questo. Possiamo metterlo qua. Ecco, qui ci sono ancora in evidenza i fili, i codini che poi andrò a sistemare tranquillamente. Ecco, vedete, con un fiorellino semplice, perché fondamentalmente è stato semplicissimo realizzare questa margherita qua,
La borsa ha acquistato una certa particolarità e qualche cosa di originale, ecco, non è più la semplice borsa di jeans che avevo realizzato. Poi potete, ecco, decidere di applicare soltanto degli altri fiorellini, gli altri colori, magari sparsi, insomma, un attimino come preferite voi. Ecco, questo lo possiamo mettere qua. Il mio tutorial è terminato. Spero che vi sia piaciuto, spero di avervi dato un'idea simpatica, carina per personalizzare la vostra borsa. Vi saluto con tanto affetto e arrivederci al prossimo video tutorial. Ciao!